del Piemonte. Vedete che stanno prendendo il posto. Oggi è partito la cucina che è diventato suo. Guardate come ci sono. Tutti i giorni sì, potete continuare a partire qui. Benvenuti ragazzi delle diverse sezioni, gli altri, le ritmiche eccetera. Tutto a posto, tutto ok, però manca ancora uno, secondo me, cosa dite? Meglio chiamarlo, eh? Tu come ti chiami? Aspetta che mi stai seguendo. Generalmente qui c'è il primo violino, adesso c'è il primo clarinetto. Vabbè, bene, si saluta, buonasera, guarda, tutto bene. Il tuo nome? Alessandro. Da dove arrivi? Volpiano. Volpiano. Da quanti anni tu sei partecipe di questo gruppo? Dalla fondazione. Sei il più vecchio praticamente, si vede che c'è la faccia da dentro. Ma al di là di questo, vi dicevo, la musica, come la grammatica, come la pittura, come in tutte le cose della vita, ha delle regole ben specifiche, dei tempi, le battute, la predisposizione e la posizione delle varie note su questo pentagramma. Però la bellezza e il fascino di queste arti è che la grammatica può diventare una bellissima poesia e la pittura, seppur con degli schemi tecnici, può diventare delle cose meravigliose, dei dipinti straordinari. La stessa musica, lo stesso pentagramma, le stesse note possono essere vissute, amate, vezzeggiate, adorate e anche in qualche modo giocare con questo pentagramma, con queste musiche. Ebbene, uno che veramente con talento, con amore e con passione segue dall'inizio questo gruppo di giovani insieme ad altri valenti maestri, è un maestro dal grande cuore, dalla grande sensibilità, dalla grande emozionalità, dalla grande voglia di insegnare ai giovani la bellezza e il fascino che la vita può regalarti attraverso la musica. Il maestro Riccardo Armani. So che non bisogna mai intervistare il maestro prima perché è impegnatissimo, però due parole possiamo fare tranquillamente. Felice di questo pomeriggio al teatro, felice di questi ragazzi sicuramente. Intanto buon pomeriggio a tutti, sicuramente per noi è un grande piacere suonare nel corso di questa manifestazione e suonare in questo teatro, è la prima volta che la banda regionale è ospite nella vostra provincia, quindi speriamo di regalarvi non poche emozioni con il programma che abbiamo ultimato di preparare la settimana scorsa, un programma nuovo che andiamo a eseguire per la prima volta oggi, quindi buon divertimento a tutti. Bene, grazie a voi maestro, non ci sentire, so che per noi c'è un presentatore del programma, chi è che presenta? Ah, siete in due, una sei tu e l'altro chi è? Ah, uno di qui non li ha, allora facciamo così, tu comincia a tenere il primo microfono, io vado a prendere l'altro e glielo porto, d'accordo? A te la presentazione e a voi, buon ascolto.